Ciao ragazze, bentornate su Filomena Amore e benvenute in questo nuovissimo Clean and Decorate che sarà spaventoso, sì, perché sarà dedicato alle decorazioni di Halloween. Però occupiamoci prima dello spavento di casa, ovvero dover sfoderare tutto il divano, ragazze. Sapete che sistematicamente, insomma, essendo in cotone 100%, sfodero il mio divano e lo metto a lavare. Lo lavo anche spesso e volentieri a 95 gradi direttamente, dipende, insomma, a volte a 60, a volte a 95. Tra le altre cose ho scoperto adesso un nuovo detersivo Dexal disinfettante, così evito, insomma, di prendere quello che prendevo prima, il Napisan, e devo dire che mi ci sto trovando molto bene. Qui stavo litigando con i cuscini perché vi dico che non è semplicissimo sfoderare questo divano, cioè l'idea è molto semplice perché ogni singolo pezzo sia dei cuscini sia della struttura è sfoderabile, ma insomma è anche abbastanza faticoso. Nell'attesa della lavatrice e poi dell'asciugatrice vado a coprire il divano con un lenzuolo bianco di cotone, perché comunque dobbiamo continuare naturalmente ad utilizzarlo ed evito di sederci direttamente sui cuscini nudi per evitare di rovinarli. Adesso ragazze passiamo ad una cosa che ha impegnato completamente la mia ultima settimana, ovvero i panni da lavare, piegare, non stirare per fortuna, perché sapete che non stiro, ma vorrei cominciare a farlo, almeno per alcuni capi, vi devo dire la verità, sto cercando un po' di opzioni per capire quale possa essere il modo meno stressante. E niente, comunque l'ultima settimana sono stata piena di capi da lavare, complice anche, insomma, l'ultimo viaggio a Parigi, e qui vi ho reso partecipe del fatto che ho evitato di fare l'asciugatrice perché c'erano delle bellissime giornate di sole e quindi, insomma, ne ho approfittato anche per questo motivo di lavare il più possibile. Vado a dedicarmi ora all'ingresso, dove c'è sempre tantissime scarpe, ragazze, tra me e Megan, Gabri devo dire è il più bravo, ci sono veramente tante scarpe, quelle da ginnastica, quelle da scuola, quelle per uscire, le ciabatte e lo zaino che è sempre lì a giro, i giacchetti, prima fa freddo, poi fa caldo, veramente è una zona dove è un manicomio, è una cosa allucinante. Comunque ci dedichiamo un po' alla zona ingresso e poi alla sala. Thank you.
dopo aver sistemato l'isola, vado a mettere a posto la spesa. Avevo fatto la spesa da Eurospin e credo che dovrebbe esserci, non ne sono sicura, anche il video svuota la spesa. Vado insomma a mettere tutto a posto, perché di solito quando sono di fretta, magari sono in pausa pranzo, tendo a mettere subito via i freschi in frigo o comunque in freezer, quello se ci sono dei surgelati eccetera, e poi metto a posto tutto il resto. Qui c'era il cassetto dove tengo tutte le buste, questo appunto verticale stretto, che non si chiudeva perché c'erano un sacco di sacchetti dietro. Mi sa che devo fare un po' di decluttering, buttare via insomma un po' di sacchetti che tendo sempre comunque a riutilizzare. Vado a mettere a posto la spesa e qui avevo le mele annurca che adoro, mele casertane trovate all'Eurospin, ma una era marcia. E adesso il mio fidatissimo amico Dyson, ragazzi, mi aiuta tantissimo col tappeto della cucina, perché veramente, ovviamente, avendo un tappeto in cucina nel tavolo dove pranziamo, dovete sempre mettere in conto le briciole. Quindi se mai voi doveste decidere di aggiungere un tappeto nella vostra cucina, ricordate di aspirarlo tutte le volte che mangiate, quindi che sia a pranzo sia a cena, perché veramente è un'operazione che va fatta obbligatoriamente e il Dyson non ha rivali in questo. Voglio presentarvi adesso un prodotto che ho ricevuto in omaggio dall'azienda. Questo non è assolutamente un video sponsorizzato ed è un prodotto che ho deciso di provare per metterlo a paragone proprio con il Dyson, vi dico la verità, ed è il Proscenic 9i. Il Proscenic 9i è questo aspirapolvere senza fili che ha, diciamo, una potenza abbastanza importante, perché comunque ha un'autonomia fino a 40 minuti, ha un supporto di ricarica multifunzione che adesso vedremo e anche delle rilevazioni, scusatemi, automatiche della polvere, oltre a una marea insomma di spazzole da poter utilizzare. Qui stavo appunto tirando fuori, facendo l'unboxing di tutti i pezzi e adesso vi dirò che cosa ne penso, perché appunto è un'alternativa all'aspirapolvere con il cavo, abbastanza leggero e comunque maneggevole. Ha una, come vedete, una station di ricarica diversa da quella del Dyson, perché appunto va piantata, insomma appoggia sul pavimento, non va quindi messa al muro. Devo dire che è un sistema che trovo molto molto comodo. Vedete che potete inserire all'interno tutte le varie spazzoline, c'è appunto quella per gli spazi più piccolini, c'è quella per i tessuti, ci sono veramente varie turbo spazzole. E una cosa in più particolare che ha, che dopo vi farò vedere, è che all'interno della sua postazione di ricarica si può anche proprio mettere in ricarica solo la batteria, quindi magari comprandone anche una a parte. Ha una lucina davanti che trovo molto comoda, perché in alcuni spazi magari più bui riuscite a vedere bene cosa c'è e ad aspirare molto molto meglio. Qui con questo pulsante andate a scegliere la potenza, rileva da solo il pavimento, che sta sia un tappeto piuttosto che appunto il pavimento normale, ma voi potete anche aumentarlo. Vi dico, ecco la stazione di ricarica.
appunto va appoggiato in questo modo qua, è più semplice di quello che sembra in video, vi devo dire la verità. E poi appunto lì al lato potete inserire la batteria. Qui l'ho provato sia sul tappeto nello studio che sul pavimento, e vi dico che sul pavimento va meglio che sul tappeto. Sul tappeto si aspira, ma assolutamente non ha una potenza esagerata come quella a cui sono ormai abituata. Ecco la luce che vi dicevo, che può essere veramente veramente super super comoda. Vi dico ragazzi, se avete un budget basso e volete un aspirapolvere senza filo da potervi portare in giro per casa, io ve lo consiglio. Tra le altre cose, l'azienda mi ha dato un 10% di sconto per voi, vi lascio il link nell'info box, sia del Proscenic, quindi del prodotto, sia il codice sconto da mettere appunto nel momento del pagamento. È molto comodo, è leggero e soprattutto è semplice e maneggevole da utilizzare. Sul tappeto però vi dico, se non avete tanti tappeti in casa va bene, ma altrimenti non ci siamo assolutamente. È semplice da svuotare, ha il filtro che può essere tolto e lavato semplicemente, e con un click riuscite immediatamente appunto a rimontarlo. Con l'aiuto del buon Gabriele andiamo a rimontare il divano, e vi devo dire che in realtà mi ha fatto perdere più tempo che altro, perché lui diceva che andava messo in un modo, io dicevo che andava messo in un altro, perché ultimamente o lo montavo io o lo montava lui da solo, quindi insieme diciamo che non andavamo molto d'accordo sul montaggio di questa cosa qui. A un certo punto mi sono arresa, ho detto ah sì, e montalo te. E anche approfittandone così, ragazze, mi sono riposata un pochino. Sfruttateli questi uomini, quando ci sono vanno sfruttati. Mio marito mi aiuta tantissimo in casa, ma lo sapete, sono anni che ve lo dico. Ovviamente lavorando entrambi è giusto che anche lui faccia la sua parte, perché io contribuisco alla casa come lui deve contribuire. E niente, quindi appunto mi ha aiutato. Devo dire che l'asciugatrice mi ha tirato fuori dei copridivani proprio super anche belli, morbidi, e come vedete non c'è assolutamente bisogno dello stiro. Passiamo adesso alla parte più divertente, cioè non quella di pulire i vetri, scusatemi, ma arrivo tra un secondo, ovvero quello di decorare per Halloween. Ci siamo ragazzi, abbiamo messo tantissime decorazioni, insomma tantissime ma abbastanza, quindi vi ho lasciato questa parte più divertente per la fine. Qui c'è la mia assistente fidata che non vedeva l'ora, che mi aiuta, anzi che decora lei stessa, perché questo è un clean and decorate con Megan, delle vetrafonie appunto ai vetri, e abbiamo scelto di mettere questi pipistrelli spaventosi che abbiamo preso a Parigi. Vi ho fatto il video haul, lo trovate appunto in uno degli ultimi video vlog dove vi faccio vedere tutte le cosine che ho comprato a Parigi. Ed eccoli ragazzi, sono troppo carini, perché come vedrete adesso dalle immagini in controluce fanno veramente questo effetto super spaventoso. C'era anche la streghetta eccetera, ma abbiamo deciso di prendere, guardate che belli, proprio i pipistrelli. Andiamo adesso con quest'altra operazione, sembra zucchero filato ma non è, queste sono le ragnatele, e vi dico che attualmente la mia casa è piena di queste ragnatele, perché oltre a quello che vi mostro in video delle decorazioni che abbiamo fatto, in realtà Megan ha deciso di metterle ovunque, l'ho trovato anche in bagno, quindi veramente abbiamo ragnatele in ogni dove. Abbiamo deciso, Megan ha deciso di decorare la pianta, e quindi insomma abbiamo aggiunto queste ragnatele e un po' di ragnetti. Thank you.
Passiamo adesso alla zona del salotto. Ho deciso di utilizzare queste zucchettine glitterate che avevo preso da Primark quando cercavo cose per insomma per decorare per l'autunno. Non mi sembravano assolutamente appropriate perché kitsch, assolutamente kitsch con questi colori e questo effetto, ma sono perfette ragazze invece per Halloween, perché bisogna distinguere le cose che vanno bene per l'autunno dalle cose che vanno bene per Halloween. Non bisogna insomma credere che solo perché è arancione, solo perché insomma ha questo colore caldo vada bene per l'autunno. Dovete sempre cercare di commisurare tutto a quello che è lo stile della vostra casa e non mischiare, fare accozzaglie di cose. Mi raccomando, tenete sempre anche uno sguardo allo stile, al vostro gusto. Ecco che anche qui siamo andati ad aggiungere ragnatele in ogni dove e adesso Megan ha deciso di infilare questo cappello da strega al nostro cactus. Andiamo a decorare un altro po' in giro qui e lì con le ragnatele. E ora vi presento la nostra streghetta. Vabbè, qui facevamo le prove ragazze, naturalmente il 31 non usciremo in pigiama, ma stavamo provando il mantello e questo cappello che troviamo bellissimo, che abbiamo trovato da Tiger in Francia. Guardate che bello è, con la veletta davanti, questa rosa è spaventoso e sono sicura che faremo paura a tutte le persone che non ci daranno i dolcetti. Sono iscritta al sito di Kinder, naturalmente, essendo amante del cioccolato, mi hanno mandato questo PDF da poter stampare per poter farlo ritagliare e colorare ai bambini, per poi poter aggiungere nella parte centrale, insomma, i loro snack, ed è molto molto carino. Andiamo adesso invece a decorare l'ingresso, non può mancare assolutamente la nostra amica ragnatela con i ragni, ma vado ad aggiungere una cosa super spaventosa. Passiamo forse al mio oggetto preferito, la mega zuccona. Dovete sapere che non ho mai voluto comprare zucche per poterle rintagliare, sia perché non penso di essere in grado, sia perché vorrei evitare di farmi male, sia perché mi dispiace magari doverle buttare via. Sono riuscita a trovare questa che potremo riutilizzare tutti gli anni, è fatta benissimo, è super carina, ma la cosa principale è che all'interno c'è una sorpresa, perché anziché andare ad aggiungere il cero tutti gli anni, ha un LED che adesso vi farò vedere illuminato e che è spaventoso perché diventa di vari colori, anche rosso sangue, ed è super super carino per Halloween. Infine con Megan abbiamo deciso di aggiungere qualche dolcetto che comunque fa parte anch'esso della tradizione di Halloween, quindi con questo piatto super carino, perché abbiamo preso anche dei piattini, dei bicchieri, dei tovagliolini per fare della mise en place, e alla fine troverete un bonus su una mise en place fatta da Megan. Andiamo ad aggiungere questi cioccolattini che invece appunto abbiamo trovato da Tiger in Italia. E vedete, c'è il ragno, il gatto, la zucchina, li mettiamo in questo piattino e li lasciamo in cucina, così ogni tanto possiamo assaggiarne uno. Vi lascio con questa sorpresa. Questo filtro di Halloween vi presento la nostra tavola di stasera, che ha apparecchiato direttamente Megan. Guardate che brava che è stata, tutta a tema Halloween. Guardate un po', e per la bottiglia ho messo il cestino che può utilizzare per fare dolcetto scherzetto. Qua abbiamo invece i piattini che utilizzeremo per il dolce, ed è tutto super spaventoso. Che brava sei, amore, brava! Mi raccomando, se il video vi ha tenuto compagnia e è stata di ispirazione anche per le vostre case super halloweenesche, non dimenticate di lasciare un like e di iscrivervi su Filomena Amore. Noi ci vediamo la prossima volta, ciao!